Buongiorno a tutti, sono Giulio qui per Isit Go Nair e abbiamo adesso il piacere di intervistare Enrico Cargheta, presidente della provincia di Gorizia. È un piacere averla qui e volevamo chiederle cosa ne pensa di Scienza da 18. Beh, mi sembra un buon modo di affrontare le questioni. Noi abbiamo bisogno delle idee, e l'unico sistema per poter superare la crisi. È impensabile che ripetere quello che è stato il passato. Abbiamo bisogno di idee nuove e le idee nuove, se non le avete voi, chi le ha? C'è un progetto che per ora l'ha colpita, magari per l'originalità e la realizzazione, diciamo? No, ho visto tante cose interessanti qua in giro. C'è però un progetto che ho visto, mi ha colpito per la banalità, che è originale, la trovo originale, cioè il percorso della produzione del vino. Purtroppo sembra una barzelletta, però in questi anni c'è molta ignoranza su come si produce ciò che mangiamo e ciò che beviamo. E questa cosa mi ha colpito molto. Forse quando la mia generazione noi avevamo le galline a casa, avevamo i conigli, avevamo i vigneti, ci eravamo abituati a vedere e davamo per scontato tutta una serie di cose che oggi ho visto non sono scontate. E questi quattro ragazzi che hanno fatto questo percorso mi hanno molto piaciuto, al punto tale che ho proposto a loro di fare un video di questo percorso della produzione del vino da poterlo inserire nella nostra programmazione della provincia. Bene, e invece adesso una domanda un po' più sul nostro stand, se ha già sentito parlare di Isit Go Nair, che è la nostra radio, e sì, con una sua opinione. Ma io sono un appassionato del web 2.0, la provincia di Gorizia, siamo piccolini ma abbiamo vinto anche premi nazionali su questo, sono totalmente a favore di questo tipo di iniziative. Ho visitato l'altro anno la vostra radio, la trovo notevole, ha anche degli spazi buoni, ottimi direi, più che buoni, una vera e propria radio, altro che con gli studi e quant'altro, quindi una cosa veramente secondo me interessante, e parlavo prima col vostro insegnante, sarebbe molto molto bello riuscire a fare una collaborazione fra la provincia e la vostra emittente. Io sono convinto che il web sia la fonte di comunicazione del futuro. Il web ha cambiato il rapporto fra cittadino e sapere. Una volta c'era chi insegnava e gli altri apprendevano. Oggi nel web, in internet, ci si scambia il sapere. Questa è una grande rivoluzione, sia del sapere sia della conoscenza, e avrà delle conseguenze anche secondo me nell'organizzazione della società. Bene, ringraziamo Enrico Cargheta, grazie mille per il tempo che ci ha concesso. Da Isit Go Nair. Qui è tutto.